Prende il via oggi il percorso partecipativo Abitare fuori del ponte. Il percorso partecipativo è promosso dal Comune di Pontedera, dall'azienda pisana dell'edilizia sociale e da Casa Valdera, un'associazione che si occupa a Pontedera di housing sociale. Siamo ospiti della consulta del quartiere Fuori del Ponte e l'associazione Comunità Interattive Officina per la Partecipazione sostiene e facilita il percorso partecipativo voluto dalla Regione Toscana, dall'autorità regionale per la garanzia e la partecipazione. Il percorso ha due obiettivi importanti. Il primo obiettivo è quello di migliorare la qualità ambientale e puntare alla rigenerazione urbana del quartiere. L'altro obiettivo è rafforzare i legami sociali di questa comunità, una comunità storica del Comune di Pontedera che ha visto in anni più recenti la presenza di una alta incidenza di cittadini di origine straniera. Abbiamo lavorato molto su una parola sola, che si chiama relazione. Gli obiettivi sono quelli di coinvolgere i residenti, che saranno i protagonisti del percorso partecipativo, a raccontare le loro storie, come sono arrivati nel quartiere, ma a raccontare anche come loro vivono il quartiere, le potenzialità che questo quartiere ha, le risorse umane e ambientali, spazi verdi e le criticità da superare. Ma questo percorso stia iniziando sotto i migliori auspici? Il percorso partecipativo prevede diverse tappe di coinvolgimento di cittadini che si incontreranno in modo facilitato e guidato. E una prima tappa importante dopo l'assemblea pubblica sarà quello del 21 e 22 maggio, al quale vengono invitati tutti i residenti del quartiere, e sarà un fine settimana in cui i residenti in piccoli gruppi contemporaneamente racconteranno. Parallelamente a questo racconto degli adulti ci sarà il racconto dei ragazzini in età 10-14 anni. Sarà un momento molto importante perché le persone si conosceranno fra loro e faranno anche le proposte su come migliorare la qualità delle relazioni sociali dai condomini a tutto il quartiere. La festa di vicinato in cui saremo collegati realmente e anche forse visivamente con altre realtà europee dove diciamo si sperimenta un modo di stare assieme, di vivere la comunità, di vivere i quartieri. Da ora al 21 maggio vi chiameremo per invitarvi a fare dei gruppi e cominciare a conoscervi. Questo bel colore chi ce l'ha? Oh, anche questo. Scrivete il nome, per favore, voi siete il primo gruppo che noi riuniremo dove il gruppo celeste a raccontare questo. Sono 44 anni che conosco questo Fuori del Ponte. Poi io sono un ragazzo, un uomo. Un uomo di cultura, ho lavorato sempre, ora sto con una via di malattia, diciamo, ho guarito, grazie al Signore. Voglio essere socievole per tutti. Faccio, diciamo, tutto fa da me, ma da te, come si dice? E da te un pensiero in più. Esatto. Niente, tutto qui, voglio essere sociale per tutti. Non esiste né razzismo. Siamo tutti
nella stessa terra, siamo tutti uomini e donne, bisogna essere tutti uniti. Basta. Tutti figli di Dio, tutti figli di Dio. Penso che così. Bravo, bravo. Quindi io vi auguro all the best, come direbbero gli inglesi. Grazie, grazie. Le piccole liti condominiali, le piccole questioni sono il punto dirimente. C'è questa paura dello straniero. Quindi te ti ritrovi con delle persone e parti già con le mani avanti perché non sai se queste sono persone giuste o sbagliate. E poi dopo un anno ti rendi conto che ha trovato delle persone straniere con cui ci stai bene, con i bimbi altrettanto. Quindi a volte è dentro di noi questa paura di negare. Bisogna trovare la forza di levarla questa paura. Non è facile, perché sinceramente non è facile. Allora ci vuole un motivo, ci vuole qualcosa che unisca. E secondo me in questo momento sono bambini. Quindi chiedo gentilmente al comune di fare dei luoghi dove i bambini possano giocare con tranquillità, si possano divertire, perché vivi tranquilli trasmettono anche tranquillità ai miei genitori. C'è quello che dicevo a mio fratello Ali, l'espulso della montata Mosera, perché voi dovete sapere che l'Islam è religione. E l'illusione di comprensione, di l'illusione di tolleranza, di l'illusione di pace. L'Islam è pace. L'Islam non può di meno ammassare l'Islam è quello. È la pace, la pace. È la salute. L'Islam inizia a stimolare la salute e la pace. Io quando vedo che il pollice assalamu. Io sono albanese, sono musulmano anch'io. Nel mio paese tutti rispettano, anche religione, sia cristiana e musulmana. Questa cosa a noi è una bella cosa, che non c'è nemmeno la guerra dell'ISIS, quelli non sono musulmani, sono malati un po' di testa, se dovrei la parola, perché non c'è scritto sul nostro Corano. Fare anche dei laboratori di cucina con le culture di qualsiasi paese, perché vengono meno quei problemi, perché non si pensa più all'escursione, non ci si scambia dei piatti e poi a tavola ci mettiamo tutti insieme e conosciamo un po', insomma, anche le culture anche della buona tavola, che secondo me potrebbe essere una cosa valida. Cominciamo noi in modo da fare una piccola scintilla, una piccola luce che dovrà essere poi portata per strada, portata agli altri, per cercare di far capire che, essendo meno egoisti, cercando di aiutarci, cercando di incontrarci, cercando di rispettare le nostre differenti culture, possiamo vivere meglio. Io sono venuto qui in Italia nel 2000, sono stato abitato da questa città di Pontedera, naturalmente qui a fuori del ponte, lo posso testimoniare anche gente qui. Mi hanno trattato bene e sono contento di stare qui e mi sono integrato nell'ambiente del campione italiano. Quindi il male che trovi qui lo trovi anche altrove, lo trovi anche in Senegal, lo trovi anche a Mali, lo trovo ovunque. Il fatto che dicono, la cosa che mi fa arrabbiare è quando ha detto l'Islam non c'entra niente, perché queste gente qui manco sanno cos'è il Corano, non sanno niente del Corano, quindi mettono il male. Il male lo puoi trovare da un italiano, da un senegalese. Quindi siamo più tranquilli e sereni che di vivere con la pace. E così si va avanti, via. Penso che se noi tutti insieme ci mettiamo piano piano, magari qualcosa viene fuori, una cosa buona. E più di tutto aspetto da questo percorso che noi cominciamo a capire che siamo in questo mondo tutti uguali, che
prima di tutto bisogna pensare di salute di noi tutti, di rispetto di qualsiasi persona che passa davanti a noi o dietro di noi, un pochino pazienza e poi penso che qualche cosa viene buono. Quindi auguro a tutti stare più tranquilli, contenti, perché la vita è una sola e quindi con sorriso piano piano si risolve. Quelle iniziative, quegli eventi, eccetera, per dare un segnale. Questo non bisogna fare, sapendo che bisogna insistere su questo, perché soltanto con l'insistenza, come dire, si fa sì che questi spazi tornino a noi. Io lo dico perché su questo, anche qui in questo quartiere, insomma, credo che si possa lavorare, ci possono essere degli elementi perché si possa andare incontro a questo. Poi è evidente che spetta anche a noi, come dire, intervenire su altri fattori. La riqualificazione degli spazi è uno dei temi. In uno spazio dove c'è degrado è più facile che in quello spazio trovi facilità alla vita, la piccola criminalità organizzata, che vanno curati perché l'amministrazione comunale non ne ha più la possibilità dal punto di vista economico-finanziario. Ma quando io qui vi dico che la manutenzione negli anni precedenti a me al sindaco Migliozzi si spendeva 2.400.000 euro di manutenzione, taglio del verde e manutenzione spicciola, e ora siamo a 350.000 euro, insomma, penso che qualcuno si possa immaginare la difficoltà che facciamo a curare. Ecco perché delle iniziative in cui si dice alcuni dei nomi delle associazioni, delle aziende, privati cittadini, ci si può riappropriare di quello spazio tenendolo curato. Dopo questo fine settimana di corale racconto di storie di quartiere, dello storytelling, l'altro appuntamento sarà l'Open Space Technology, che vedrà i cittadini fare delle proposte alle quali poi seguiranno i laboratori di progettazione. Le proposte che emergeranno saranno raccolte in un documento finale che verrà presentato all'amministrazione comunale. È un periodo molto importante che sarà accompagnato da momenti di animazione e di feste del quartiere, non ultima la festa del 28 maggio, che sarà una festa del buon vicinato che metterà insieme il quartiere Fuori del Ponte alle città europee. È una festa del buon vicinato voluta in molte città dell'Unione Europea.